Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andate e Ritorno, e se ti piacciono i miei video iscriviti al mio canale YouTube cliccando sulla campanella qui sotto. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare per riconoscere un partner tossico? Trovarsi in una relazione con uno psicopatico è un vero dramma, ma può diventare anche un'occasione per prendersi in mano e dare una decisa sferzata ad un'esistenza flagellata da chi la intossica ogni giorno per non trovarsi più circondati da persone simili. Ma chi sono gli psicopatici? Tra questi si annoverano i narcisisti, i sociopatici, i manipolatori, un nutrito gruppo di persone che si caratterizzano per la totale assenza di responsabilità, di empatia e di senso di colpa, danneggiando gli altri anche di proposito, in modo sadico e allo stesso tempo illudono. Non è un caso che il ciclo relazionale di queste personalità è molto simile e si distingue per le seguenti fasi: l'idealizzazione, svalutazione ed abbandono. Si approfittano della disponibilità di chi si innamora di loro, dando sempre risposte vaghe, manipolando la compassione per poi sferrare i colpi quando viene chiesta loro chiarezza e spiegazione del loro comportamento. Inducono dubbi sulla capacità di amare, umiliano e mortificano le vittime, inducendo ansia e minando l'autostima fino alle fondamenta. I loro comportamenti si spingono talmente oltre che chi sta insieme a loro vive una condizione di perenne terrore di dire le parole sbagliate o di agire in modo non gradito. Una condizione che si assume nella costante paura dell'abbandono, di essere colpevoli e di rovinare la relazione. Il primo passo per liberarsene è quello di riconoscerlo a distanza, fidandovi delle vostre emozioni, delle sensazioni che il vostro corpo vi trasmette, ma soprattutto dovete fidarvi di voi. Smetti di guardare cosa fa l'altro, di chiederti cosa pensa, perché reagisce in un certo modo ed inizia a chiederti cosa senti e pensi tu. La vera svolta è il passaggio dal tu all'io. D'ora in poi sarai tu la protagonista di ogni istante della tua vita e non più lui o lei. Lo psicopatico cade dal piedistallo su cui tu lo hai collocato. Durante la relazione con il soggetto tossico nascono emozioni mai provate prima: ansia, paranoia, gelosia e paura della perdita. Gli psicopatici relazionali si riconoscono attraverso i seguenti segnali: crazy making e gaslighting. Entrambi meccanismi hanno l'obiettivo di distorcere la comunicazione con la vittima, finalizzando a destabilizzare l'equilibrio di essa fino a convincerla di non poter fare a meno del carnefice. Empatia zero, totalmente incapace di mettersi nei panni altrui. L'individuo tossico o resta in silenzio o colpevolizza l'altro. L'ipocrisia e le bugie sono veramente pazzesche. La personalità tossica usa un doppio metro di misura, pretende presenza, fedeltà, determinazione, ma non la dà mai. Racconta di amare ma non sa amare, parla di una relazione stabile e continua ma non è in grado di garantirla. Se la vittima gli fa presente questo meccanismo, lui la critica e minaccia di lasciarla. Hanno un egoismo pazzesco e un continuo bisogno di attenzione. Il soggetto tossico psicopatico prova una costante sensazione di vuoto emotivo che cerca di colmare attraverso una ricerca continua di attenzione. Questo induce la vittima a illudersi di essere la persona giusta per aiutarlo, ma è solo una pia illusione. Accusa la vittima di essere gelosa, ossessiva e rigida, ma non considera che quelle sono reazioni dovute alle sue attenzioni, alle sue non attenzioni, ai tradimenti e alla noncuranza. Pretende che la vittima accetta tutto senza batter ciglio. La conseguenza di questa condizione è che la vittima rischia di sviluppare comportamenti ossessivi e paranoici perché non si fida più di lui.
cerca continuamente risposte ai propri dubbi e quando si discute con uno psicopatico si ha sempre la sensazione che ogni confronto determini la fine della relazione, ogni discussione è punita con il silenzio e con la perdita di interesse. Dopo le fasi di idealizzazione, lo psicopatico si annoia e ha bisogno di nuove emozioni che riempiono il suo vuoto emotivo. Pretende che ogni suo pensiero venga compreso senza che parli e se questo non accade, sostiene che non è vero amore, pretende e prende decisioni e fa scelte senza comunicarlo al partner. Un individuo tossico lo riconoscete subito, vi inonda di apprezzamenti e parla di sentimenti e amore. Evidenzia gli aspetti che avete in comune, riconosce i vostri sogni ed insicurezze. Dice ciò che immagina la vittima voglia sentirsi dire, ma poi strumentalizza questa informazione per colpirla. Passa da una fase di idealizzazione in cui ti fa sentire la vittima speciale alla fase di svalutazione in cui fa paragoni per scatenare la gelosia e il senso di inferiorità. Gradualmente la persona attenta ed affidabile si mostra fredda e manipolatrice, inizia a perdere interesse per la relazione, si annoia e attribuisce la causa di tutto questo alla vittima. Questo crea un processo di erosione dell'identità della vittima fino a farle dubitare di ogni sua emozione e pensiero. Lo psicopatico alterna momenti in cui riempie la vittima di attenzioni e altri in cui la critica in pubblico, la elogia nel privato, la svilisce. La relazione con uno psicopatico ha anche una ricaduta negativa sulle relazioni amicali e parentali della vittima, poiché un individuo tossico parla male di tutti, insinua discordia e genera rancore. Nel scorso della relazione con uno psicopatico, la vittima vede che l'amore che prova per lui si trasforma in ansia e paura, uno stato di perenne precarietà ed incertezza. Inizia ad inquinare tutta la sua vita. Il suo fisico ne risente. Si può presentare una perdita significativa o un aumento di peso. Il sonno inizia a essere discontinuo fino ad arrivare all'insonnia. Uno stato di ipervigilanza accompagna ogni giorno della sua vita, sempre attenta ad ogni parola, ad uno sguardo, per paura delle sue reazioni. La vittima soffoca sempre di più le proprie emozioni e mette al centro della sua vita il partner tossico, per paura di perderlo, vivendo sulla lama del terrore che possa accadere qualcosa. Perciò, tutto questo veramente vi provoca uno stress a livello psicofisico, una perdita del vostro essere in tutti i modi possibili. Se avete bisogno di aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.